Buonasera a tutti, stasera parleremo di script e quindi faremo una brevissima lezione teorica perché proveremo ad utilizzare gli script, quindi praticamente, quindi voi metterete degli script all'interno dei vostri oggetti e animerete gli oggetti, cambieranno di colore, faranno delle piccole animazioni, muoveranno oppure per esempio produrranno dei suoni o altre cose. Quindi prepariamoci un po' a divertirci stasera con gli script. Quindi ora inquadro le diapositive che vedremo stasera. Allora, la prima, ecco qui, la prima diapositiva ci definisce cos'è uno script, no? Per chi non ha mai sentito parlare dello script. Lo script è un particolare tipo di programma che deriva in questo caso di Second Life dal JavaScript, anzi dal C, molti lo identificano col C. Però altri invece col JavaScript. I linguaggi di programmazione vengono detti appunto linguaggi di scripting e nel caso di Second Life viene chiamato il linguaggio Linden Script Language. Io ho scritto Linden Language Script, ma in realtà è Linden Script Language e viene indicato con LSL. La distinzione quindi tra uno script e un programma però non è netta, perché se io parlo di script vuol dire che c'è qualche particolarità, però comunque è un programma con delle righe di programma, come andremo a vedere, quindi che potrete lavorare. Non è difficile lavorare sugli script, ci vuole solo un po' di pazienza. Quali sono le caratteristiche di uno script? Hanno una complessità bassa, quindi vi dicevo è abbastanza semplice lavorarci. Si utilizza un linguaggio interpretato perché non è un linguaggio standard per tutti gli script, ma ce ne sono i vari tipi. È lineare, quindi proprio nelle indicazioni all'interno del programma. Non ha una sua interfaccia grafica, ma si usa anche un Word, si potrebbe usare, poi si prende, si copia e si incolla all'interno di queste finestrelle che userete in Second Life e poi può richiamare dei programmi per svolgere operazioni più sofisticate, per esempio gli script che sono nello Sludol che voi state usando per fare i compiti, per consegnare i compiti, in realtà richiamano poi Sludol che è un programma più complicato. Ci sono vari tipi di linguaggi di script: Bash, AppleScript, Batch, ActionScript, JavaScript, Lua, vedete, Python, eccetera, PHP, insomma. Quindi potete guardarveli giusto per approfondire l'argomento. Poi, questo che vi ho messo è un esempio di script semplice. Ora non si vede il pezzettino qua perché c'è indicato Anitel. Però vedete che ci sono delle righe, si inizia con default, poi queste sono le indicazioni, ora vi faccio vedere, queste sono le righe del programma, voglio prendere un attimo, ecco questo qui, queste, vedete? Questi sono proprio i comandi, quindi qui sta dicendo che l'oggetto deve dire qualcosa, deve dire hello avatar. Ancora, poi si chiude naturalmente diciamo, lo script con una parentesi graffa, inizia con una parentesi graffa e si chiude con una parentesi graffa. Ultima cosa, questo quindi era un esempio di uno script, un piccolissimo script, il più semplice che ora inizierete a fare. Poi vi ho messo degli esempi dove, diciamo, di link dove potete andare a trovare notizie sugli script. In particolare abbiamo l'LS Portal, che è questo, l'LSL Wiki, dove potete chiedere indicazioni per essere aiutati nella compilazione di script, no? Chi si può interessare. E poi ci sono due siti che danno aiuto, diciamo,
alle persone se vogliono programmare. Ci sono già degli script pronti, ve li potete copiare e incollare dentro ai vostri prima. Però prima di fare tutta questa parte teorica, vi serve solo giusto per capire un pochino di cosa stiamo parlando di programmi, ma come si fa a inserire uno script nei nostri oggetti? E ora lo faremo praticamente. Quindi ora chiudiamo le nostre diapositive e ritorniamo in Second Life. Ecco qua. Allora, io ho fermato l'immagine dietro di me, quindi giusto per l'ultima diapositiva, troverete le diapositive sul sito nel modulo. E come compito della settimana è un compito non difficile. Avete come esercizio un nano gong, che è una registrazione vocale, in cui dovete a voce, in 1 minuto o 2, io mi sembra di aver segnato 2 minuti, spiegare rapidamente, veramente sinteticamente, come si costruisce un oggetto, nel senso proprio clicca bottone destro a terra, scegli, costruisci le cose più semplici, quello che volete mettere in evidenza, e come si inserisce uno script all'interno di un oggetto. Quindi in realtà sono un compitino orale, non dovete scrivere niente, non dovete costruire niente, semplicemente un nano gong, quindi una registrazione vocale. Quindi molto semplice. Invece quello che dovete fare in Second Life è esercitarvi con questi script. Allora, siete tutti comodi, vedo che siete tutti rilassati sulle vostre sedioline. Spero che siete. Allora, domande prima di tutto. Prima di iniziare, diciamo, a fare proprio questo giochino. Ci sono domande? In voce? Grazie.